Bene, allora questa sera avevo nel cuore di condividere una meditazione con tutti voi che nasce da una riflessione personale che in qual modo metto a disposizione ecco, dell'utenza, degli ascoltatori. Parto subito facendo una domanda, ognuno risponderà in qual modo a quelli che sono i vicini del proprio ambiente, quindi familiari, dove voi vi trovate, state ascoltando questa trasmissione, potete farvi anche la domanda a vicenda. Ecco, se dovessi dire, ecco, qual è il verbo principale della vostra vita, ognuno potrebbe rispondere in qual modo per quello che crede meglio, no? C'è chi potrebbe dire, per esempio, amare, oppure fare, dormire, per i più ghiotti, diciamo, mangiare, ecco, quindi ognuno potrebbe relazionare e tirare fuori un verbo che è più appropriato alle sue esigenze. Eppure ce n'è uno che ha pro di ogni cosa. Ce n'è uno che è sostanziale ed è scegliere. Perché se a pro non c'è questo, non possono avvenire altre situazioni. Quindi noi possiamo dire che è all'origine di ogni attività che noi dobbiamo svolge. Quindi, diciamo, se dobbiamo metterlo nella trafila e dargli una posizione al verbo scegliere, io credo che lo dobbiamo mettere a pro di ogni cosa. Quindi, perché io scelgo di amare, io scelgo di fare, io scelgo di andare a dormire, io scelgo di andare a mangiare, io scelgo di fare determinate cose. Quindi è sostanziale capire che le scelte della nostra vita, quando anche chi non sceglie, per esempio, no, io oggi non scelgo di fare niente, è sempre una scelta, quella del fare, quella del nulla, ma è sempre una scelta, no? Però oggi voglio dare un messaggio a proposito di questo, perché questo verbo potrebbe in qual modo proiettarsi in un'analisi dettagliata, un'analisi anche di cura. Perché ci sono persone che vivono, per esempio, lo status di abbandono. Perché non sono state mai scelte nella vita? Perché sono state sempre le seconde scelte degli altri? Quindi, vedete, diciamo, questo argomento è più complesso, è più aperto, chiamiamolo così, a tanti orizzonti. Però la verità è che viceversa, per esempio, quando noi veniamo scelti per fare qualcosa, anche in ambito lavorativo, no? Se il nostro capo, no, al lavoro ti sceglie per fare una determinata attività, sceglie te anziché un altro, ecco, è curativo perché c'è qualcuno che ci sta pensando e comunque siamo la scelta di qualcuno, è curativo. Quando veniamo scelti non possiamo fare a meno di dire che è curativo. E prima il pastore che mi ha preceduto ha letto un meraviglioso passo del Vangelo di Giovanni al capitolo 15 e lo vogliamo riprendere. Ecco, nella mia scaletta significa che su questo, ecco, eravamo e siamo un'anime, un unico spirito. Giovanni capitolo 15, 16 dice: "Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga affinché tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve lo dia." Ecco, e poi dice: "Questo vi comando che vi amate gli uni gli altri." Bene, vedete, questo è un verso centrico alla cura appropriata che toglie qualsiasi tipo di dubbio che noi siamo stati scelti da Dio. Quindi, arrivato a un certo punto della storia, Dio ha voluto, per amore, ecco, di sceglierci. Quindi noi siamo la scelta di Dio. Quindi se tu stai pensando, hai pensato, ah, non mi sceglie mai nessuno, no? E io so quanto è importante quando noi veniamo scelti. Per esempio, io ho un figlio che gioca a pallone. Quando è il venerdì sera, il sabato, lui aspetta con ansia, ecco, le convocazioni del mister per andare a affrontare la partita la domenica, no? Lui sta lì aspettando che in qual modo arrivano le convocazioni, poi se il mister lo sceglie, ecco, è curativo per lui perché sa che è importante per la squadra. Quindi, quando noi veniamo scelti da qualcuno, diventa curativo, significa che veniamo apprezzati.
Infatti ci sono persone che hanno in qual modo possiamo definire una carenza, ecco, magari sentimentale, di amore, qualsiasi tipo di carenza affettiva possa avere, perché magari nella vita, ecco, non hanno avuto questo privilegio di essere stati scelti. Però io ti voglio incoraggiare, ti voglio dire che la persona più importante della nostra vita, l'unico e vero Dio, l'unica persona che ci ama di un amore immenso, al punto tale di aver dato il meglio per l'umanità, lui ti ha scelto. Quindi parti da questo principio, parti da questo presupposto, che c'è una persona che ti ha amato per primo e lui ti ha scelto. E lui ti ha scelto, come abbiamo ascoltato anche prima, affinché noi possiamo portare frutto. Significa portare frutto a una marea di situazioni. Quindi, nella sfera sentimentale, nella sfera noi possiamo portare frutto, inteso come diciamo messaggio evangelistico, prendere persone per Dio, portare frutto, può anche darsi di un mandato che Dio ci dà e noi lo rispettiamo e portiamo il riscontro a Dio. Ecco, quindi capite bene che portare frutto è in ambito spirituale. Quindi potete allargare i vostri orizzonti e dire: io porto frutto per Dio perché rispetto quello che è stato la semina nella mia vita. Quindi, se c'è stata una semina nella tua vita, per scelta del Dio Altissimo, del nostro Signore, del nostro Padre, ecco, noi siamo orientati a portare frutto. Quindi, scegliere quando noi siamo scelti è curativo perché in qual modo viene nel nostro cuore, nella nostra vita, viene a esserci qualche cosa di importante, ecco, diventa un'esortazione di amore nei nostri confronti. Scegliere, attenzione, che può venire anche in maniera improvvisa, e a volte noi diciamo: guarda, perché non hai scelto, è passato il treno, e stai attento che quel treno non passa 2 volte, no? È capitato, magari fai un concorso, oppure, come si suol dire, ti viene una situazione favorevole, ecco, e poi arrivato a un certo punto, visto, è passato il treno e non è scelto, come si suol dire, è giusto che noi prendiamo l'attimo e in qual modo noi dobbiamo sapere fiutare, ecco, avere rivelazione, avere il cuore aperto, e quando vengono quei momenti meravigliosi, noi li prendiamo, ci tuffiamo e scegliamo, ecco, in primis per la nostra vita spirituale. Nel capitolo 10 del Vangelo di Luca viene raccontata questa storia, questo incontro, ecco, relazionale che ha Gesù, e vediamo che c'è una proposta, ecco, una proposta curativa di relazione. E quindi bisogna prendere l'attimo. Ecco, quel Gesù può entrare nella tua vita, può entrare nella tua casa e tu devi prendere l'attimo. Quindi tu devi scegliere di prendere quell'attimo, quell'attimo importante, uno dei più importanti della nostra vita. Luca capitolo 10 verso 38 dice che mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi in piedi di Gesù, ascoltava la sua parabola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa ti è necessaria. E Maria ha scelto la parte buona che non le sarà mai più tolta. Allora, questa, diciamo, per noi è un verso che nelle nostre, ecco, assemblee lo riprendiamo con tante chiavi di lettura, no? Però, come dice sempre il pastore Cataldo, è buono prenderlo anche per come è scritto, per cogliere l'attimo. Quindi c'era una scelta lì. E noi vediamo che ci sono state due scelte importanti. Una stava prendendo la parte migliore. È entrato Gesù a casa sua. Una ha continuato, ha scelto di continuare di fare le faccende domestiche, e l'altra ha scelto di prendersi la parte migliore che non gli sarà mai più tolta.
perché quel treno stava passando dentro casa sua. E quindi lei si doveva sedere nel vagone dell'amore, nel vagone della grazia. Allora una sceglie di continuare a fare sempre quello che ha sempre fatto, faccende di casa, e invece una si ferma, sceglie di fermarsi e prendersi la parte migliore. Perché sostanzialmente, probabilmente Maria stava pensando, ma questo è l'attimo migliore, e io scelgo di sedermi là per ascoltarlo. Quella parte che è necessaria, la Bibbia dice quella parte che è necessaria, che non sarà mai più tolta. Allora noi possiamo scegliere. È la verità che Dio nella sua sovranità ci ha lasciato liberi nella scelta. Noi siamo responsabili della nostra vita. Nel bene e nel male, noi siamo responsabili della nostra vita. Ecco perché consiglio di condividerla dalla in partnership con Dio. Perché visto che noi possiamo, abbiamo la facoltà di scegliere, io ti dico ora tu scegli di condividere la tua vita con chi non sbaglia mai. E quello che non sbaglia mai è lo Spirito Santo, che lui ci conduce. Allora, se scegliamo noi, nelle faccende giornaliere, nelle questioni che succedono nella nostra vita, noi diventiamo responsabili di quello che accade. A volte noi facciamo, prendiamo delle scelte e poi che cosa dobbiamo fare? Rimediare a quegli errori che abbiamo fatto. Ecco perché arrivato a un certo punto della nostra vita dobbiamo scegliere di condividere le decisioni, di condividerle e darle in partnership con chi non sbaglia mai. E tutti quelli che hanno sperimentato questa scelta e hanno dato la possibilità di far entrare la persona più importante della nostra vita, cioè Dio, nelle nostre scelte lavorative, scolastiche, sentimentali, materiali, investimenti. Se noi lo facciamo insieme con Dio, vi posso garantire una cosa, che la nostra scelta, nella parte che tocca la volontà di Dio, sarà sempre lineare. Ma quando scegliamo noi, diventiamo responsabili. Ecco perché poi si tende in qual modo a rimediare quegli errori che abbiamo fatto. E Gesù interroga questa persona: ma perché stai facendo questo, Marta? Perché continui? Perché hai scelto di continuare a fare quello che hai sempre fatto quando oggi tu puoi scegliere di prenderti la parte migliore? Te lo dico anche a te. Oggi tu ascolterai tanti messaggi pieni di amore, tu ascolterai la parola di Dio, tu ascolterai preghiere e oggi ti puoi sedere, come ha fatto Maria, ai piedi di Gesù e scegliere di prendere quello che ti è necessario per fare un lavoro in partnership con quello che non sbaglia mai, con il Signore della nostra vita che non sbaglia mai. La verità è che noi abbiamo la possibilità di cambiare vita. Non è vero che noi a volte diciamo: ah, non cambia mai nulla. Non cambia mai nulla se noi continuiamo a scegliere sempre le stesse cose. Lo diceva anche Einstein, no? Diceva lui: come pretendete che le cose cambino se continuate a fare sempre le stesse cose? Un po' ritornando a quello che faceva Marta. Ecco perché è arrivato a un certo punto. Dio ci dà la possibilità di cambiare vita. E a proposito di questo, in Marco viene citato questo racconto del giovane ricco, che tutti quanti noi in qual modo conosciamo, ma diamo una chiave di lettura a tutto quello che stiamo dicendo per in qual modo incentivare, ecco, dare un supporto a quello che noi stiamo dicendo. Gesù lo interroga. Lui interroga Gesù, è arrivato a un certo punto, Gesù vuole in qual modo entrare nella sua vita per vedere che tipo di scelta lui voglia fare, cioè in qual modo si dicono delle cose che Gesù desidera sentire da lui e viceversa. E poi è arrivato a un certo punto, al verso 21, quindi Marco 10:21 dice: Gesù, guardatolo, lo amò e gli disse: una cosa ti manca. Una te ne manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni
e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente perché aveva molti beni. Allora Gesù lo mette sull'orlo di una scelta. Una cosa ti manca, devi scegliere. O continuare la tua vita con le tue ricchezze, con le tue fortezze, con le tue certezze, nella tua zona comfort, oppure tu fai la scelta del secolo, tu fai la scelta della tua vita. Tu entri e io ti metto in un sistema che ti cambia la storia. Io ti faccio un mio seguace, perché Gesù, quando diceva seguimi, è perché voleva discepoli. I suoi discepoli, analizzando nelle scelte dei dodici, Gesù diceva, vabbè, lascia tutto quello che stai facendo e seguimi. Quindi sostanzialmente al giovane ricco gli era stato proposto questo tipo, ecco, di cambio di vita. Tu vieni con me, scegli. E la Bibbia ci racconta che lui la scelta l'ha fatta. Siccome aveva molti beni, aveva molte certezze, era legato, aveva legami su quell'area, lui ha scelto di continuare a fare quello che stava facendo. E allora il messaggio che ti voglio dare è questo qui, che se tu continui, tu e io continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, non lasciando le nostre ricchezze, quelle qua, quelle che un giorno lasceremo, non ci cambia la vita. Se noi continuiamo a fare sempre quello che noi abbiamo fatto, pensando che sia giusto, sappi una cosa sostanziale, le cose non cambieranno mai. Allora, alla domanda, seguimi, alla domanda, lascia per seguirmi, scegli di seguirlo. Perché con Gesù cambia il volto della nostra storia, della nostra vita. E poi la verità, co come vedete, questo verbo ci accompagna nel percorso della nostra vita, perché è a pro di tutto, è a pro. Io ho scelto un giorno di dare la mia vita a Dio. Un giorno io ho detto, Signore, vieni ad abitare nel mio cuore. Io ho bisogno di fare questa esperienza con te. Io ho scelto che Lui è potuto diventare il Signore della mia vita. Io ho scelto di non fare più determinate cose per seguirlo. Allora scegliere deve essere, ed è, non possiamo negarlo, a pro di tutto. L'ultima cosa che vi voglio dire è che noi dobbiamo fare scelte d'amore. Però sempre a pro del verbo amare c'è lo scegliere. A volte noi diciamo, ecco, ah, io ho sentimento per quella persona, quindi lo amo. Ecco, ho incontrato quella persona o sto con quelle persone e io, ecco le mie emozioni, li amo. Guardate che è l'amore, diciamo, che sottomette tutte queste cose, ma non è quelle cose, perché se no noi prendiamo la cosa più importante, diciamo, della nostra vita. E che abbiamo sperimentato nella nostra vita e la mettiamo con le emozioni. Ma come ci insegnano i migliori psicologi, le emozioni sono, diciamo, delle situazioni che hanno una breve durata, cioè sono di brevi impulsi, e quindi tuttavia sono attimi. Sono attimi, ma l'amore, quando noi scegliamo di amare, perché io scelgo di amare. Io scelgo di dare la mia vita a qualcuno. Io scelgo di entrare a casa di mia moglie e i miei figli. Io ho scelto di amare il Signore. Io ho scelto di amare le persone che sono vicine a me. In 1 Giovanni, capitolo 4, leggeremo verso 20, dice: Se uno dice, io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. Che chi ama Dio, ami anche suo fratello. Vedete, come facciamo noi a dire, per esempio, perché siamo presi dalle emozioni o dai sentimenti?
Perché sono impulsi di breve durata e noi non abbiamo impulsi di breve durata, perché se vivessimo di sentimenti, quando qualcuno ci fa torto, oppure la minima cosa che succede alla mia vita e nella nostra vita, noi subito cambiamo idea e quindi non amiamo più quella persona, ma io scelgo. Giovanni qua ci dà una lezione profonda, e dice: ma come fate voi a dire che amate Dio? Cioè avete scelto di amare Dio, quando la verità... Voi fate fatica ad amare quello che voi in questo momento vedete. Quindi voi mi state dicendo, amate Dio che non vedete, però sostanzialmente noi crediamo che esiste perché lo crediamo col cuore, ma non lo vediamo con i nostri occhi, però non riusciamo a sviluppare questo esercizio con persone che noi vediamo. Ecco perché noi dobbiamo scegliere di amare. E quella scelta deve partire da noi stessi. Perché in altre occasioni Gesù ha dato un'indicazione sana, vera, profonda, iniziando da noi stessi. Io scelgo per prima di amare me stesso per poter amare gli altri. Perché la verità è che quando siamo curati dentro, quando davvero abbiamo permesso che chi ci ha scelto ha curato la nostra vita, lui ci ha scelto per amore, per primo, ecco, lui cura la nostra vita. Noi possiamo entrare in questo proposito di amore, amare noi stessi. Quando noi abbiamo capito l'amore profondo che abbiamo per noi stessi, che siamo creatura di Dio, allora poi possiamo orientare quest'amore scegliendo di amare le persone accanto a noi. Io ho scelto di amare mia moglie, di viverci tutta la vita, è una scelta, è stata anche la sua scelta. E tutto ciò si stringe con un patto. A volte mi capita, perché io oltre a fare il pastore, ma sono anche un lavoratore, di andare in giro, qui al nord Italia è, diciamo, routine, abitudine, ecco, diciamo così, che le coppie, anche se vivono da 20 anni insieme, hanno figli, non si sposano. Io a volte chiedo, ma perché non ti sposi dopo 20 anni che hai figli? No? Fallo. Eh no, ma sai. È come se lo fossimo, però la verità chiama sposa. Io scelgo di stare con una persona perché la amo, perché se io ci convivo, questo termine viene da convitto, significa che ci scambiamo i viveri. Sostanzialmente induce a quello, cioè è uno scambio di viveri se io convivo. Invece, se io faccio un patto, quella scelta, quel patto, mi induce a essere una cosa sola e quindi tutti insieme portiamo dentro la stessa cosa. Siamo uno. Quindi io scelgo di amare quella persona, io scelgo di fare un patto e chi ama sposa, chi ama sceglie di sposare. E quello diventa curativo perché sostanzialmente sigilla davanti a Dio e agli uomini. E quell'amore è vero, è vero. Alcuni rimangono in prova per 20 anni, 30 anni, i figli crescono e poi dopo decidono di sposarsi perché sono insicuri. Sono insicuri, non hanno fatto una reale scelta. Significa che prima o poi vogliono essere liberi. Però la verità è che chi ama davvero, chi sceglie d'amare, si lega con un patto d'amore, ecco. Diventa una corda a tre capi che nessuno può spezzare. Amen. Quindi scegliete sempre di amare, non vi fate prendere dalle emozioni, non vi fate prendere dalle cose che durano per un tempo. Noi siamo di quelli che crediamo che i rapporti devono durare per sempre e io scelgo di fare durare i miei rapporti per sempre, specialmente con quelli familiari per l'eternità. Amen.